Sono Roberto Cardazzi, 53 anni, operatore turistico del territorio, sono albergatore, gestore di un ristorante e di una discoteca. Ho avuto l'onore e il piacere di potermi candidare per il Moderato in Rivoluzione, propostomi da alcuni amici di Treviso. Sono candidato per la Camera dei Deputati delle province appunto di Venezia, Treviso e Belluno. Perché mi sono candidato? Perché ho trovato nel movimento un punto molto importante che è il turismo. Pochi partiti parlano di turismo, ma il turismo per noi, specialmente per la provincia di Belluno, è importantissimo. Negli anni mi sono impegnato come presidente dell'APT numero 1 di Belluno e presidente dell'associazione e vicepresidente dell'associazione Albergatori di Cortina. E dopo tanti anni di passione politica e responsabilità professionale ho deciso di entrare nel vivo della scena, ovvero di candidarmi per la Camera dei Deputati. Per quanto mi riguarda, il turismo è una fonte importantissima. Nel Veneto c'è bisogno di cambiare un qualche cosa, sicuramente di fare più rete, che è una cosa molto importante, perché l'economia del territorio è basata principalmente sul turismo. Le Dolomiti, essendo anche un patrimonio dell'umanità, hanno bisogno di essere più valorizzate e secondo me, facendo squadra si può valorizzare di più. Il Veneto vorrei che tornasse ad essere veramente, realmente un patrimonio per tutta l'Italia. Veneto patrimonio d'Italia, Veneto patrimonio dell'UNESCO con la Laguna Veneta e le Dolomiti Bellunesi. Ma Veneto è anche cultura, storia, è Dolomiti, è mare, è lago, è terme, è turismo, sia nel patrimonio invernale con le bellissime montagne e le bellissime piste di sci, ma anche nell'estate. Però i dati non sono confortanti. Seppur vero è che nel panorama nazionale il Veneto è quello che produce più arrivi e presenze, in realtà la montagna è quella che sta soffrendo negli ultimi anni. Abbiamo visto che nella provincia di Belluno le presenze sono scese e non di poco. Per fare un esempio, i dati di Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo da 4 milioni di presenze nel 97 è arrivato più o meno a 2 milioni e mezzo nel 2011. Federalberghi nazionale ha dato un dato, allarmante peraltro, gennaio 2013 meno 9% di presenze turistiche. Vuol dire che di quei 9% in meno una parte è anche nostra. Il problema è il fare sistema. Le nostre località sono dei piccoli paesi che tendenzialmente non riescono a fare quadrato. Oggi con la globalizzazione sicuramente il fare sistema è importantissimo. Il mondo si è ampliato, le esigenze sono tante. Noi siamo confinanti con delle nazioni, oltre che delle regioni, chiaramente, tipo l'Austria, la Francia, che impegnano tantissime risorse per il turismo. Dobbiamo fare più quadrato, dobbiamo fare più rete per portare sicuramente il nostro prodotto, che è un prodotto bellissimo, a conoscenza di tutto il mondo e non solamente dell'Italia. Per cui bisogna parlare veramente concretamente di un sistema turistico veneto. Bisogna mettere tutte le nostre competenze per riappropriarci del primato che ci spetta, perché noi possiamo veramente arrivare a questo. E per dichiararci ancora orgogliosi di un Veneto patrimonio dell'Italia.
Buongiorno a tutti, sono Roberto Cardazzi, candidato del MIR per il collegio di Belluno, Treviso Venezia. Vi parlo da Feltre, una delle più belle cittadine del bellunese, e siamo nella piazza Vittorio Emanuele. Di che cosa parliamo oggi? Beh, parliamo sempre di economia turistica in questo caso. La provincia di Belluno è una provincia che vive principalmente sul turismo, anche dovuto al fatto che il settore occhialeria, che era il più importante settore della nostra provincia, tende un po' a morire, specialmente nelle vallate piccole. Negli ultimi 3 anni il turismo ha avuto una flessione negativa nella nostra provincia. Questo ha comportato anche dei tagli non indifferenti nell'attività turistica, quali ristoranti, alberghi, rifugi, e questo non è un buon segnale, un segnale che bisogna mettersi a tavolino, fare più squadra, fare più rete per poter fare più impresa. La realtà è che noi confiniamo con delle zone molto importanti a livello, diciamo, contributivo, perché sono province a statuto autonomo come la Val Pusteria e la Val di Fieme, che non si limitano a fare del buon turismo perché fanno squadra, perché fanno rete, ma perché hanno anche delle sedi di industrie che sono leader a livello mondiale per l'artigianato e l'enogastronomia. Questa è una dimostrazione che se si vuole fare imprese in montagna si può fare. Cosa manca nel bellunese? Beh, sicuramente la parte viaria, i collegamenti a livello aereo e di treno, che non ci sono. Oggi per arrivare nelle nostre zone, un turista che viene dall'America arriva a Venezia, prende un pullman, ci mette 2 ore e mezza, 3 per arrivare fino all'ultimo comune, che è quello di Cortina, diventa un'impresa impegnativa. Io penso che tutto quello che è il trasporto aereo, il trasporto via treno, via macchina, non sia solamente dedicato all'attività turistica, ma proprio alle imprese, che nel bellunese ci sono anche delle referenze molto importanti. E così anche i collegamenti internet, wifi, che sono importantissimi, o satellitari, che da noi mancano. E molte volte le aziende devono scendere in pianura per trovare tutta questa rete di collegamenti molto importanti, e rischiamo di perdere delle eccellenze, e questo non è sicuramente quell'obiettivo che io mi propongo. L'economia bellunese ha bisogno di andare a reperire fondi in Europa, creando un ufficio di progettazione europea realizzato dall'associazione di categoria e coordinate dalla Camera di Commercio di Belluno. Solo con questo spirito innovativo potremo fare nuovamente impresa, fare squadra e fare turismo. Si può fare molto di più e noi dobbiamo batterci. Ci troviamo di fronte alla casa del Tiziano. Il Tiziano è di Pieve di Cadore, proprio la dimora dove lui è nato. E questo ci contraddistingue molto, perché vuol dire che la nostra cultura non è solamente turismo, ma è anche cultura nel vero senso della parola. Pensate che le sue opere d'arte sono nei musei di tutto il mondo, per cui tutto sommato è un messaggio molto importante per la provincia di Belluno e anche del Veneto. Da queste finestre il giovane pittore vedeva tutte le sue Dolomiti e chiaramente le pennellava, potrei dire. Quelle furono, per così dire, le prime cartoline che permisero a moltissimi di conoscere le montagne bellunesi. Quelle stesse montagne che oggi sono il nostro più grande patrimonio, anzi, patrimonio dell'umanità UNESCO. Questo importantissimo riconoscimento ci impone oggi di ragionare non solamente in termini di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ma anche e soprattutto sotto quello sociale ed ambientale.
Ecco perché mentre dobbiamo ragionare intorno alla promozione chiaramente della montagna in termini invernali, cioè offerta turistica e di intrattenimento, non possiamo dimenticarci l'aspetto estivo, perché la fruizione ecoturistica delle cime è importantissima. Noi abbiamo un patrimonio verde, un patrimonio delle montagne, che d'estate non viene tanto conosciuto, se non dai clienti stranieri che sono molto amanti di quello che sono le cime. Questo deve essere un nuovo modello di sviluppo che non deve dimenticare anche l'eredità culturale e di tradizioni che le nostre vallate, nella loro complessità e varietà, possono offrire ad ogni tipologia di turista. Esempio, Sappada, il suo carnevale, che è una cosa veramente molto, molto elegante e molto bella, oppure la festa della Bandes a Cortina, oppure tante feste, festine molto caratteristiche di tutti i paesi delle nostre vallate. Da quando Tiziano dipinse per la prima volta queste montagne, maestose e apparentemente immutabili, tutto e nulla è cambiato. Spetta a noi mantenere questo straordinario patrimonio integro per le prossime generazioni, conservando viva la nostra cultura e innovandoci senza tradire le nostre tradizioni. Per affermare ancora una volta che le nostre montagne, la provincia di Belluno, il Veneto sono il vero patrimonio d'Italia. Buongiorno e grazie di essere intervenuti innanzitutto. Io mi chiamo Roberto Catazzi, 53 anni, sono di Cortina d'Ampezzo, per cui sono della provincia di Belluno in questo caso. Sono operatore turistico, ho un albergo, gestisco un ristorante e un locale notturno, per cui tutti e tre canali, dal giorno alla notte. Molti si sono domandati perché mi sono candidato, specialmente i miei concittadini mi hanno fatto subito la domanda: ma perché ti sei candidato, come mai, eccetera, eccetera. Allora, principalmente mi sono candidato per un motivo. Quindi qui con me c'ho Alessio, che ci conosciamo da 10 anni praticamente, e mi ha chiamato più di un mese fa e mi ha detto: Roberto, c'è questa opportunità, io ti conosco, so che sei un imprenditore valido di Cortina, hai un'attività turistica, eccetera, eccetera. E dico: ti farebbe piacere di far parte di questo gruppo di lavoro? E io ho detto, dico, guarda, leggendo, mi sono letto il programma di Samorì e guardando che i moderati di evoluzione hanno come punto di forza il turismo, ho detto, perché no? In fin dei conti io nel passato ho fatto il presidente della PT numero 1 del territorio bellunese, presidente dell'associazione albergatori di Cortina per due mandati, vicepresidente attuale dell'associazione albergatori. Mi mancava un punto, mi mancava di candidarmi al Veneto 2, ho detto perché no, dico anzi ben volentieri e orgogliosamente devo dire mi sono offerto nella mia persona. Certo è un impegno in più, però è un impegno importante in questo momento perché il nostro territorio, specialmente il territorio bellunese che vive principalmente di turismo, perché purtroppo anche il settore diciamo industriale, specialmente quello dell'hotelleria, che come sapete nel calore era abbastanza fertile, purtroppo ha avuto dei recessi. Non che il turismo sia da meno, perché i dati del 2010, 11 e 12 non sono confortanti. E questo lascia un po' la preoccupazione. In primis perché abbiamo il sistema bancario che non ci dà più una mano, per cui andare a chiedere il credito diventa un impegno notevole. Le esigenze turistiche sono sicuramente molto avanzate perché il turista vuole sempre di più, chiede molto di più, specialmente negli alberghi. Gli alberghi hanno bisogno di essere rinnovati, hanno bisogno di presentarsi sempre meglio al pubblico e questo è un altro grosso problema. Dicevo prima all'Antenna 3, fare rete. Ecco, il problema del bellunese, secondo me, nel turismo è fare sistema e fare rete. Io già quando ero presidente della PT numero 1 ho conosciuto le zone di pertinenza, Gordino, Sappadino, il Calore, eccetera, eccetera. Il campanilismo deve uscire dal sistema, assolutamente, se no noi non riusciremo mai ad andare avanti, ma saremo sempre fermi purtroppo. E questo è importantissimo, non solamente nel bellunese, ma nel Veneto. Il Veneto è una regione con delle eccellenze uniche, prendiamo Venezia,
Io Mio Venezia per noi è un po' il simbolo dell'arte. E cavalcare, diciamo, questi vagoni è importantissimo. Qua al mondo, come Verona, come può essere Treviso, come può essere Asolo, che è una piccola, un piccolo borghetto ancora rimasto ai tempi. E poi andiamo in montagna. In montagna siamo anche patrimonio dell'UNESCO, Dio mio, per cui. Anzi, ecco, questo potrebbe essere un qualche cosa che ci può distinguere. Certo, noi abbiamo un problema che è l'altra parte della barricata, come si può dire. Abbiamo un Alto Adige, abbiamo una provincia autonoma che purtroppo, o per fortuna, anzi per fortuna per loro, ma purtroppo per noi, ci mette in continuo distinguo, perché effettivamente loro hanno sempre avuto dei tanti benefici, benefici che noi non abbiamo mai avuto, per cui noi siamo rimasti piccoli e un po' fermi. Loro si sono sempre evoluti sotto tutti i punti di vista. Anche con la promozione, per esempio. Promozione che per oggi è importantissima. Andare in giro per l'Italia e andare all'estero a presentarci col prodotto turismo è importante, ma costa tanto. E noi abbiamo bisogno di che cosa? Di finanziamenti. Da chi? Da tutti. Non solo dalle banche, anche dalla provincia, dalla regione. Per cui fare una cosa, un sistema porterebbe veramente a migliorare il nostro prodotto sicuramente, poterlo esportare, perché oggi bisogna pensare che non c'è solo l'Italia, oggi è in crisi, perché purtroppo il mercato italiano si vede tutti i giorni. Però abbiamo dei mercati stranieri importantissimi, quali possono essere i mercati dell'est, per esempio la Russia e quant'altro, il Brasile, che si è ripreso da una crisi, carissimo, ti saluto. E per cui abbiamo proprio la necessità di far quadrato e darci tutti quanti una mano per poter veramente portare avanti la nostra zona di pertinenza, proprio a livello turistico.